Vi informo che abbiamo dato mandato alla dottoressa Russo di convocare i rappresentanti dei 2450 veterinari per fare lo stesso lavoro. L'uomo è un mammifero, 2450. L'uomo è un mammifero, tutti i mammiferi hanno 7 vertebre cervicali, voi lo sapete che si distinguono anche dal punto di vista scheletrico. Tutti i mammiferi sono catalogati in questa categoria perché allattano il nascituro, che siano dei volatili, dei pesci, anzi sono mammiferi, il delfino è un mammifero per dire, no? Il pipistrello è un mammifero, per questo si fanno molti studi, no? A livello di mammiferi, i veterinari sono degli esperti. Noi siamo un animale, un mammifero, non c'è nulla di trascendentale. Pensare di poter fare un percorso anche assieme ai veterinari, che qualora fossero disponibili, noi siamo disposti ad affrontarlo. Abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti per fare tamponi. I test sono la base di quello che è il contact tracing da un lato e della messa in sicurezza e della circoscrizione dei focolai dall'altro. I veterinari sanno benissimo come è fatto il corpo umano perché conoscono benissimo l'anatomia, fanno due esami di, anato di, sì, autonomia, di anatomia, anatomia 1 e anatomia 2, conoscono la fisiologia, fanno l'esame di fisiologia, fanno l'esame di clinica, di biochimica, di chimica 1, di chimica 2 e i veterinari che avete davanti a voi hanno fatto almeno 53 esami se fanno parte del vecchio ordinamento piuttosto che in raggruppamento di nuovi ordinamenti. Quindi sono assolutamente dei validissimi professionisti ai quali potremo affidare anche a loro, magari nei drive-in, magari in condizioni ovviamente che noi organizziamo con le nostre URSS, ulteriori elementi per fare tamponi. Pensate se raggiungessimo la realizzazione di questo sogno, 3.600 medici con i pediatri di base o 3.150 medici di base, 2.450 medici veterinari, fra l'altro ai quali si aggiungono 330 medici veterinari della regione, chiedendo a tutti questo sacrificio di poter fare squadra e lavorare a beneficio dei cittadini.